Carissimi utenti, buonasera, sono qui collegato a communicationprogram.tv e collegata qui a Miss Salerno, al Polo Nautico proprio a Salerno. C'è la sfilata di Miss Salerno, iniziamo dalla prima, questo è un backstage in anteprima, buonasera. Ecco, come ti chiami? Antonietta, buonasera a tutti. Miss Salerno, una sfilata importante, alla fine qual è il tuo obiettivo per questa partecipazione? Allora, il mio primo obiettivo è divertirmi sicuramente. Poi ho deciso di partecipare anche perché mi piace sfilare e sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Bene, abbiamo un'altra futura Miss Salerno. Salve, buonasera. Ecco, partecipa perché? Innanzitutto come si chiama? Innanzitutto mi chiamo Stefania, ovviamente mi piace sfilare, sfilo perché mi piace, cioè voglio divertirmi, ovviamente se arriva la vittoria che ben venga. Bene, abbiamo un'altra ragazza che potrebbe diventare Miss Salerno 2018, secondo lei partecipa per quale motivo e come si chiama? Buonasera, io mi chiamo Nadia, io partecipo per divertirmi, se vinco felice, diverto lo stesso. Bene, bene, ecco, Miss Salerno 2018, abbiamo un'altra ragazza, come ti chiami? Prego. Maria Grazia. Bene, alla fine partecipa a questa kermesse della moda, per quale motivo? Adoro mettermi alla prova, mi piace tanto sfilare e qualunque sia il risultato, adoro mettermi alla prova, quindi è un'esperienza. Un'altra ragazza, come ti chiami? Mi chiamo Maria Serena Primavera Grosso, io partecipo a Miss Salerno perché mi piacerebbe sfilare e soprattutto in realtà io le sfilate già le ho fatte anche quando ero piccola, quindi per Mancini e Fratinardi, quindi diciamo che sono già abituata insomma e mi piacerebbe anche entrare in questo mondo. Un'altra ragazza, salve, buonasera, come ti chiami? Mi chiami Ivanna Costa, io faccio sfilate perché mi faccio divertire. Bene, bene, abbiamo un'altra ragazza ancora, come ti chiami, prego? Mi chiamo Serena Magelli, partecipo a Miss Salerno e mi aspetto di raggiungere un buon traguardo in questa sfilata. Ecco, ma perché tu fai queste sfilate? Perché un giorno vorrei entrare nel mondo dello spettacolo. Bene, prego, abbiamo un'altra ragazza, ecco, come ti chiami, prego? Giusi, ho 14 anni. Bene, ecco, la domanda è questa, ti piace sfilare per partecipare al mondo dello spettacolo oppure per entrare nel mondo della moda, che è diverso? Per entrare nel mondo della moda. Bene, abbiamo un'altra ragazza, come ti chiami, prego? Buonasera a tutti, mi chiamo Simona Botta e vengo da Napoli. E partecipo a Miss Salerno 2018 perché il mio obiettivo è ovviamente entrare nel mondo dello spettacolo e della moda e comunque vada, è stata un'esperienza che è segnata anche. Mi chiamo Carla Gentile, ho 14 anni, il mio scopo è di entrare nel mondo della moda e spero che stasera, auguro in bocca al lupo a tutte le ragazze e spero di vincere. Bene, bene, abbiamo un'altra ragazza, salve, buonasera, come ti chiami? Mi chiamo Benedetta Delia, vengo da Salerno, 22 anni. Mi piace mettermi in gioco, per questo sto qua e... mi piace mettermi in gioco tutto qui. Bene, bene. Abbiamo invece appunto Miss Italia Rocchetta Bellezza. Miss Rocchetta Bellezza. Salve, buonasera. Alla fine è davvero un evento importante, questo di Miss Salerno 2018. Lei è presente, secondo lei come esamina questa kermesse? Buonasera, sono Desiree e stasera sarò uno dei giudici. Ovviamente uno dei criteri che io osservo maggiormente, oltre alla bellezza che secondo me è secondaria, è innanzitutto il portamento e anche la capacità di saper parlare e star sopra un palco, sopra una passerella. Antonietta è la nuova Miss Salerno 2018. Con le immagini, durante la gara è stata anche Miss Fotogenia, però poi è stata eletta direttamente Miss Salerno 2018. Salernitana Doc. Ecco Antonietta, quale emozione hai provato sia per quanto concerne Miss Fotogenia che per Miss Salerno 2018? Beh, che dire, cioè, sono senza parole, non me l'aspettavo proprio, è un'emozione fortissima e consiglio a tutte le ragazze di fare queste esperienze che sono davvero belle, a parte vincere si conoscono un sacco di persone e fa sempre piacere insomma mettersi in gioco, addirittura vincere che non me l'aspettavo proprio. Bene, ecco, secondo te Antonietta, per quanto riguarda le sfilate che ci sono state, ti sono piaciute? Sì, sì, assolutamente. È stata una bella organizzazione, delle bellissime ragazze, è stato tutto molto bello, mi sono divertita un sacco. Ecco, come hai vissuto questa giornata? È stata importante? Sì, assolutamente.
Come ho detto prima, è stata un'emozione, cioè una giornata piena di emozioni. Mi sono divertita, mi ha fatto piacere veramente partecipare. Ecco, queste kermesse sono anche importanti per socializzare, conoscere altre Miss, c'era Miss Mondo, Miss Cinema, eccetera, vero? È stata un'emozione fortissima e ho conosciuto davvero delle ragazze in gamba, molto belle, simpatiche, che mi hanno fatto subito trovare a mio agio.